Ben trovati su Gergo BJJ, il canale che prova a diffondere la cultura del Brazilian Jiu-Jitsu in Italia. Per il ciclo Storia di Campioni, anzi mi correggo, Storia di Campionesse di Brazilian Jiu-Jitsu, oggi parleremo di Kira Gracie, la prima donna della famiglia Gracie a prendere una cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu. Diciamolo subito, Kira Gracie è la pronipote di Carlos Gracie, una delle due persone che ha inventato il Brazilian Jiu-Jitsu. Beh, come premessa manco male. Kira Gracie nasce il 29 maggio del 1985 a Rio de Janeiro e trascorre la sua infanzia e l'adolescenza ad allenarsi in palestra sul tatami con i suoi zii Ryan Gracie, Renzo Gracie, Ralph Gracie. Io al massimo potevo fare con mio zio Mario. Come lei stessa racconta in questa intervista, aveva preso il Brazilian Jiu-Jitsu come un'attività ludica da fare così in famiglia ed infatti la famiglia non l'ha mai ostacolata. Questo fino a quando ha preso la cintura blu e da lì ha cominciato a vincere tornei su tornei e saliva di livello sempre più in alto. A quel punto la famiglia ha cominciato ad ostacolarla perché il Brazilian Jiu-Jitsu nella famiglia Gracie veniva vista come una disciplina prettamente da uomini, molto dura. Ci sono episodi particolari come quello di suo zio Ryan Gracie che gli disse lascia stare il jiu-jitsu, non è roba per te, non ce la farai mai, non è la disciplina per te. Oppure quell'altro episodio nel quale il nonno Robson la iscrisse in un torneo in una categoria di peso volutamente sbagliata, cioè 10 kg sopra il suo. Lei pesava 60, lui la iscrisse nella categoria 70 kg. Beh, un po' dei bastoni tra le ruote. Ma Kira è stata tosta e così finalmente nell'anno 2006 all'età di 21 anni riuscì a prendere la cintura nera. E da lì è stato un susseguirsi di successi, campionati mondiali, campionati brasiliani, campionati ADCC, tanti tanti successi, tante altissime prestazioni. Nel suo palmarès, Kira conta 3 titoli ADCC, 3 mondiali di Brazilian Jiu-Jitsu e tralascio i panamericani, i brasiliani e via dicendo. La bella presenza di Kira le ha aperto una strada del tutto inaspettata. Infatti aveva iniziato ad allenarsi per praticare poi MMA e fare il lancio nel mondo dell'MMA. Ma invece tutto quanto a rotoli perché è stata chiamata per fare l'intervistatrice e la commentatrice della TV sportiva Sensei che si occupava di arti marziali in Brasile. Oggi Kira è una felicissima madre di due bellissime bambine e la fondatrice della Gracie Core, una palestra che possiamo sentire raccontata da lei stessa. Io desenvolvi a Gracie Core pensando in cada dettaglio che io sentia falta nas academias di jiu-jitsu che io frequentavo. E eu cresci viajando o mundo, dando seminários, competindo e fui visitando diversas academias. E cada academia que eu ia, eu anotava tudo que eu gostava nesse espaço para montar minha própria academia. E assim surgiu a Gracie Core. E ver esses sonhos se realizando é muito gratificante. Ter os nossos alunos aqui já. Sono arrivata alla fine di questo video e per me è stato un piacere raccontarvi della vita di Kira Gracie e delle sue gesta sportive. Vi ricordo di iscrivervi al canale se già non lo avete fatto, di seguirci sulle piattaforme social e soprattutto di continuare a praticare Jiu-Jitsu. Io vi saluto con un bel os e al prossimo video di Storie di Campioni. Uss.